Ben ritrovati. Sono Hank Coffin e questo è sempre Dream from the Coffin, il posto dove racconto e illustro i miei deliri notturni. Il sogno che voglio raccontarvi oggi è uno dei più lunghi e complicati che abbia mai fatto e si intitola Accidenti a Max Gazzè e a chi l'ascolta. Ovviamente mi dissocio da ogni malaugurio al signor Gazzè e ai suoi fan. Ma ascoltando questa insolita avventura concorderete con me che il titolo ci azzecca in pieno. Tutto inizia con un viaggio. Sono insieme ai miei dentro l'automobile. Stiamo percorrendo una strada sterrata in mezzo ai rovi. L'auto procede piano, è una strada dissestata e piena di buche. È sera e capisco che sta piovendo perché la luce dei fari illumina le gocce d'acqua. Sono di quelle piccole che cadono lentamente, imitando un po' la neve. Ci infiliamo dentro a un tunnel fatto di assi e tronchi legati insieme da corde. Sembra una struttura solida, anche se dall'aspetto ha probabilmente più di un secolo. L'automobile ci passa a malapena, ma riusciamo comunque a raggiungere una finestra posta sul lato sinistro, che somiglia vagamente a un casello autostradale. C'è un tizio seduto che legge il giornale. Ci dice che l'ingresso costa 52 euro. Mio padre paga senza fare storie, ma io borbotto tra me. Che cazzo, 52 euro per girare in mezzo alle paludi? Usciamo dalla galleria e parcheggiamo in un prato. Dopo essere scesi dall'auto, ci sediamo a un tavolino da parco di legno, completamente rovinato dal sole. Mi guardo un po' intorno. Ci troviamo in un campo chiuso da un vecchio recinto arrugginito. Sulla destra c'è il tunnel di legno che abbiamo percorso con l'auto. Dall'esterno si può notare che ha un tetto di paglia e fango. Dietro di esso si trova un tendone bianco, grosso quanto un campo da calcetto. Tra il tendone e il tunnel sorge una specie di faro e accanto ad esso, con le stesse dimensioni, c'è un pupazzo gonfiabile raffigurante una donna, che aleggia pericolosamente vicino alle cavi elettrici. In fondo, dritto davanti a noi, c'è un palco per concerti. Il palco è l'unica cosa a non essere stata logorata dal tempo, e questo lo fa stonare un po' con il resto del paesaggio. Mentre osservo ciò che mi circonda, mi accorgo di indossare gli stivali da mandriano, un cappello a cilindro e gli occhiali da saldatore. Prima che inizi il concerto, mi tolgo queste cose, ponendole dentro uno zainetto azzurro che poi metto sulle spalle. Sul palco appare una band capitanata da Mark Gazzè. Chiedo ai miei perché mi abbiano portato proprio a questo concerto e loro rispondono per fare qualcosa. Mentre Max canta quello che mi sembra uno dei suoi classici, mi alzo e mi avvicino al palco, ma mi rendo conto di aver lasciato lo zaino aperto e che ho perso la mia roba. Mi aggiro tra la folla, che per fortuna non è tanto numerosa, e ritrovo tutto. Questa volta la infilo più in fondo che posso, in modo da non perderla di nuovo. Il pubblico è abbastanza anonimo, fatta eccezione per un tizio biondo palestrato e infervoratissimo, che suona una batteria a tempo con il concerto. Dopo un po' di tempo, come era prevedibile, il pupazzo gonfiabile finisce contro i cavi dell'alta tensione, provocando un cortocircuito. Restiamo al buio, illuminati soltanto dalla luce della luna. Max e la sua band rimangono immobili, come se anche loro fossero stati alimentati dalla corrente. Le loro figure, completamente ferme nella penombra, sono piuttosto inquietanti. Non ci vuole molto prima che il guasto venga riparato. La band suona l'ultimo pezzo e ci dà la buonanotte. La fila per uscire è incredibilmente lunga, come se la gente fosse sbucata dal nulla giusto per rallentare la mia fuga da quello strano posto. Nella ressa, una bambina coi capelli neri comincia a frugarmi nello zaino. Io, gentilmente, mi giro e le chiedo: «Bambina, che cazzo stai facendo?» La madre, che la tiene per mano, risponde: «Non ritrova più il suo giochino. Di certo non gliel'avrò preso io, comunque anch'io ho perso delle cose, ma per fortuna le ho ritrovate. È normale quando c'è casino. Hai sentito il signore? Adesso le ritroviamo.» Durante questa conversazione, la fila, piano piano, si riduce sempre di più. Io vengo distratto da un canguro apparso magicamente vicino al palco e rimango chiuso dentro al campo recintato. Comincio a chiamare aiuto, ma visto che nessuno pare sentirmi, scavalco il recinto e vado dentro al capanno bianco.
Ci sono un sacco di banchine di gianfrusaglie che mi metto ad esplorare in cerca di qualcosa di interessante. Vedo la classica roba, magliette, vestiti, anelli, bracciali, ma anche un banchino che vende solo maschere. Mi interessa una maschera antigas con le visiere rosso acceso e dei tubi intricati dello stesso colore. Chiedo il prezzo al commesso, che somiglia vagamente a Morgan, e lui fa: "Questa viene 92,00. Costa 92 euro?" chiedo io. "No, 9.200. "Ah, e allora tientela per te," gli rispondo. Metto gli occhi su un'altra maschera simile, ma con delle ossa rosse appese. Appena la tocco, però, si tramuta in una mano scheletrica con dei buchi per gli occhi. Sono deluso, la lascio lì e decido di cercare i miei per andarmene. Non li trovo, così provo a telefonarli, ma ogni volta che premo Enter, parte un messaggio preregistrato che parla di abbonamenti. Impreco e mi faccio prestare il telefono da un passante. Fortunatamente quello funziona. "Dove siete?" chiedo a mio padre. "Siamo a casa, per una volta che andiamo a letto a un'ora decente. Fatti accompagnare da tuo fratello." Non mi resta che cercarlo. Lo trovo mentre sta guardando una bancarella di vinili, ma non sembra abbia voglia di andare via, così decido di scroccare un passaggio a qualcuno. Mentre guardo verso il parcheggio fangoso, vedo sorgere il sole. È mattino. Incontro il mio amico Luke e gli chiedo se mi dà una mano a uscire da questa situazione. Mentre parliamo, però, noto una cosa strana. Appeso sulla parete di una bancarella c'è un calendario datato 2550. Chiedo spiegazioni al venditore, un tizio indiano vecchio e barbuto. Lui risponde semplicemente che è proprio l'anno 2550. "Ma se ieri era 2020?" esclamo. Il tizio mi guarda come se fossi matto. Mi giro verso Luke, ma anche lui sembra non capire cosa stia succedendo. Ci dirigiamo verso il parcheggio, ma adesso è sparito. Al suo posto c'è un campo militare con dei soldati in riposo che parlano tra loro. Alcuni stanno pulendo la propria arma. Attraversiamo il campo guardinghi e molto lentamente. Dopo alcuni passi, delle sfere luminose ci passano davanti. Dico a Luke di stare attento perché probabilmente sono delle mine, anche se in realtà non ho la minima idea di che cosa siano. Percorriamo una salita fangosa fino ad arrivare a un cortile di pietra, sormontato da una chiesupola diroccata. Apro il portone ed entriamo. Dentro la chiesa è ben curata e pulita, a discapito dell'aspetto esteriore. Per terra c'è un lungo tappeto rosso e l'intera navata è permeata da una strana luce dorata. In fondo alla stanza, dentro una vetrina, c'è una statua di niente poco di meno che Buzz Lightyear, con il corpo piccolo e la testa gigante. "O questa?" chiede Luke, incredulo. Tocco la vetrina, pentendomene immediatamente. Il vetro va in frantumi e la statua si anima, si duplica come una bizzarra cellula e, in men che non si dica, ci ritroviamo inseguiti da un numero imprecisato di Buzz che pirolettano minacciosamente. Io e Luke scappiamo, attraversiamo una porta e ci ritroviamo in un corridoio talmente stretto che, mentre corriamo, è inevitabile sbattere le spalle sulle pareti. Il corridoio è pieno di porte chiuse che sfondiamo senza fermarci durante la fuga. Aperta l'ultima porta, cadiamo dentro un fiume in piena. L'acqua è in furia, fangosa, e ci trascina via. Io annaspo, rimanendo a galla con difficoltà, mentre Luke riesce ad aggrapparsi a una grossa asse che galleggia. Mentre il fiume ci porta via, scorgo mio fratello, dallo sguardo spensierato, seduto dentro un copertone che usa come salvagente. Pare proprio che se la goda, almeno lui. A fatica raggiungiamo la riva. Adesso io e Luke siamo davanti a delle rovine pompeiane, inghiottite dall'edera. Altre sfere luminose si avvicinano a noi. Mi metto in guardia, ma scopro che non sono una minaccia, anzi, si fondono a noi, regalandoci un upgrade bionico al corpo. Adesso, dai dorsi delle nostre mani, possiamo generare degli ologrammi arancioni solidi di tutto ciò che ci può servire. Pinze, coltelli, cacciaviti, chiavi. In pratica siamo diventati dei coltellini svizzeri umani. Proseguiamo tra le rovine fino a trovare dei robot cingolati con un grosso occhio giallo in mezzo alla fronte antennata.
si avvicinano, agitando le braccia in modo minaccioso, ma noi, col nostro nuovo potere, li smontiamo pezzo per pezzo su ogni chiave inglese. È divertente. Ogni colpo che va a segno fa volare decine di viti, molle e bulloni, fino a ridurre i robot a un cumulo di rottami. A quanto pare, gli esseri stavano proteggendo la copia esatta della chiesa precedente, nella quale entriamo. Anche l'interno è identico, fatta eccezione della statua di Buzz Lightyear, che adesso è a grandezza umana. Comincia subito a inseguirci e, come prima, scappiamo attraverso il corridoio stretto. Questa volta le porte sono molte di più, tant'è che sono costretta a correre proteggendomi il viso con gli avambracci, per non sbatterci contro di continuo. Attraversata l'ultima porta, non cadiamo nel fiume, ma dentro al tendone dove c'erano le bandierine. Adesso è deserta. Ci sono solo due tizi che stanno caricando le ultime cose su un furgone. Io, sopraffatto dall'esasperazione, esclamo: accidenta, Mascazeki l'ascolta! Dopo lo sfogo ripercorriamo la strada precedente, fino a tornare alla solita chiesa. Di nuovo, dentro c'è Buzz a grandezza umana. Stavolta non ci insegue correndo normalmente, ma comincia ad agitarsi in modo innaturale, come se fosse un glitch grafico. Scappiamo lungo il solito corridoio, che stavolta è un tunnel deforme che si riempie d'acqua e diventa sempre più stretto mentre proseguiamo. Arriviamo all'uscita strisciando. Questa volta cadiamo sopra una strada boschiva. Adesso è giorno ed è tutto ben illuminato. Davanti a noi c'è una salita talmente ripida che sembra una parete di terra. Sulla strada c'è una specie di veicolo futuristico, che sembra una vespa senza ruote che rimane sospesa nell'aria. Io e Luke, che nel frattempo si è trasformato in Samuel L. Jackson, ci voltiamo e notiamo un esercito di Buzz. Sì, ancora loro. Montiamo sul veicolo, ma non è in grado di sostenere la ripidità di quella salita, quindi optiamo per scalarla a mano. Arrivati in cima, non sentendo più il rumore dell'esercito che ci insegue, ci mettiamo seduti sull'orlo a guardare l'orizzonte. D'un tratto mi sento incredibilmente rilassato, come se, dopo tanta follia, possa finalmente godermi un po' di tranquillità. Bene ragazzi, questo è Accidente a Mascazè e a chi l'ascolta. È stato incredibilmente faticoso, ma spero che vi abbia intrattenuto. Come al solito, se il sogno vi è piaciuto, sentitevi pure liberi di commentare e condividere. Per oggi da Encoffin è tutto. Arrivederci al prossimo delirio notturno.